Allora ragazzi, tranquilli, non sono sparito dal canale, ma mi sono semplicemente preso una piccola pausa da esso perché volevo capire se riuscivo a prendere qualche collaborazione. Allora, io mi sono messo lì in queste settimane ad inviare mail su mail a qualche brand proprio per l'appunto per cercare di prendere una collaborazione. Purtroppo ci sono stati molti rifiuti. Però che è successo? È successo che improvvisamente mi è arrivata una mail da un brand molto famoso. Quindi il brand in questione si chiama Edswiz, un brand che tratta la domotica sì, ma tratta soprattutto dispositivi di videosorveglianza. Mi ritrovo questa mail del brand con il catalogo di tutte le sue offerte, vado a dargli un'occhiata, controllo anche il suo negozio online di Amazon e vedo che ci sono prodotti molto molto interessanti. Allora che io che faccio? Lo contatto, gli scrivo una mail e gli dico: senti, a me farebbe molto piacere provare qualche vostro dispositivo per poi portarlo al canale. Allora che ho aspettato qualche ora, ho avuto la risposta e loro subito mi hanno detto: sì, ok, scegli un prodotto dal canale, facci sapere qual è, mandaci il link così provvediamo a spedirtelo. E devo dire che io personalmente non mi sarei mai aspettato quella risposta perché avendo molti rifiuti, soprattutto da altri brand, qualcuno anche un pochino più famoso di Edswiz, questo brand Edswiz è stata una sorpresa. Allora che faccio? Guardo il catalogo e vedo che mi manca un dispositivo qui nella Mitico Home. Il dispositivo in questione è questo spioncino smart. Che proprio lui mi mancava, ho detto perché no, però ero interessato anche ad una videocamera simile a quella lì che ho qui in casa della Xiaomi. Quindi ho detto vabbè, gli dico anche questo, gli mando il link dei due prodotti, guardi, a me interesserebbe ricevere tutti e due. Loro mi rispondono e dicono: guarda, noi possiamo mandartene al momento uno solo. E dico: ok, allora scegliamo lo spioncino, gli mando lo spioncino, gli mando i dati per la spedizione del prodotto e ragazzi, finalmente eccolo qua. È arrivato lo spioncino smart di Eswitz e devo dire che è veramente un bel dispositivo. Quindi ragazzi, beh, vi ho parlato un po' di come è nata la collaborazione, vi ho detto qual è il brand in questione e adesso, dopo la sigla, non resta altro che parlarvi di questo dispositivo. Quindi ragazzi, beh, prima di andare avanti ringrazio Eswiz per avermi mandato questo dispositivo e credetemi, lo sto provando da più di una settimana o forse due ed è un dispositivo veramente molto molto utile, soprattutto se avete una smart home. Quindi ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, sì lo so, beh, chiunque veda questo microfono sto prendendo un po' le sembianze di Andrea Moccia del canale di Geopop. Sì, diciamo che mi aiuta a tenere un po' ferme le mani, ma penso che sia un possibile. Ma andiamo avanti. Allora, come ben sapete, io quando parlo di un dispositivo parto dalla confezione di vendita. Al suo interno troviamo lo spioncino, eccolo qua. Sulla parte frontale dello spioncino troviamo il pulsante del campanello accompagnato dal LED di stato, troviamo la videocamera, microfono e altoparlante di sistema con i sensori sia di movimento e sia sensori che ci consentono di guardare al buio. Sulla parte posteriore troviamo i due fori per poter eseguire il montaggio e troviamo il connettore per poterlo connettere poi al display. E proprio parlando del display, abbiamo un display da 4,3 pollici. Sulla parte frontale troviamo il pulsante per poter attivare la videocamera dalla parte esterna dello spioncino. Parte sinistra troviamo l'ingresso SD card e pulsante per la prima configurazione. Nella parte inferiore troviamo il pulsante per poterlo sganciare dalla staffa e parte destra
troviamo il connettore che ci consente la ricarica. E proprio parlando della staffa, all'interno della confezione troviamo una staffa per poter eseguire il montaggio, accompagnato da delle viti di varie lunghezze, e per finire troviamo anche un cavetto USB, micro USB, che ne consente la ricarica, e poi abbiamo tutta la manualistica delle istruzioni. Allora ragazzi, per quanto riguarda il montaggio di questo dispositivo è veramente facile. Ci arriverebbe anche un bambino di 5 o 6 anni. Quindi, prima cosa da fare, cosa dovete fare? Dovete smontare il vostro vecchio spioncino. Quindi, una volta smontato il vostro vecchio spioncino, abbiamo a disposizione un foro per poter montare il nostro spioncino smart. Quindi prendete proprio la parte dello spioncino dove è presente la videocamera, prendete le viti e prendete quelle lì che sono adatte per il montaggio alla vostra porta. Quindi io ho preso le più lunghe in assoluto perché la mia porta ha un bel foro e un bel spessore. Prendete le viti, le montate dietro al spioncino e una volta montate e fissate giusto appena per far passare tutto dal foro. Quindi prendete lo spioncino, fate passare tutto dal foro, sia le viti e sia il connettore del display. Una volta fatto questo, prendiamo la staffa che dovete collegarla alle viti che sono usciti dall'altra parte del foro. Però qui vi do un consiglio per quanto riguarda la staffa, perché io proprio dietro questa piccola staffa gli ho messo del nastro carta, onde evitare di graffiare la porta, perché la porta non è mia, quindi meglio che sia così. Io vi do questo consiglio. Una volta presa la staffa, montata la porta, dovete stringere le viti e voilà. Una volta strette le viti fino a fissare il tutto, prendete il display, prendete il connettore dello spioncino, lo collegate sulla parte posteriore del display e agganciate tutto alla staffa e voilà, il tutto è pronto per essere configurato. Allora, fase di configurazione. Innanzitutto dovete recarvi al vostro store, che sia Android che sia iOS, e scaricare l'applicazione ASVIZ. Quindi per chi ce l'ha dovete solo fare l'aggiunta di dispositivo, per chi non ci avesse l'applicazione non è mai stato registrato a servizio ASVIZ, dovete fare la registrazione per poi aggiungere il dispositivo. Una volta fatta la ricerca, la configurazione dall'applicazione partirà in automatico e ricordatevi che ogni dispositivo va configurato solo ed esclusivamente su rete 2.4 GHz della vostra WiFi di casa. Quindi tenete presente sempre questa cosa. Una volta che lo avete configurato, voilà, siete pronti a fare tutte le vostre configurazioni e impostare qualche settaggio e modificarne qualcun'altra. Per quanto riguarda la configurazione per i vostri dispositivi assistenti vocali, sia Amazon e sia Google, beh, qui dovete scaricare la skill di ASVIZ. Una volta scaricata la skill di ASVIZ, nel mio caso dall'assistente vocale Amazon, ho scaricato la skill, inserito i miei dati e attivata, e automaticamente verrà riconosciuto il dispositivo attraverso la skill per poterne avere anche i comandi vocali. Quindi ragazzi, configurazione, beh, anch'essa è una configurazione basica. Il tutto, basta avere l'applicazione, registrarvi e siete a posto. Eh sì, lo so ragazzi, lo so, tengo anche lo smartphone alla mano perché qui ho tutta la scaletta per potervi dire tutto, perché altrimenti dimentico le cose, come ho fatto fino all'ultimo video, perché ho dimenticato qualche passaggio, ma fortunatamente si è capito. Allora, adesso voglio spiegarvi un po' il funzionamento di questo spioncino prima di passare alle funzioni smart. Allora, alcuni di voi già stanno pensando, wow, bello, lo posso utilizzare come videocamera di videosorveglianza? No, non è così, scordatevelo, perché lo spioncino fa solo la funzione dello spioncino, stop, basta. Non è un dispositivo di videosorveglianza, non è una telecamera di videosorveglianza, quindi scordatevi questa cosa. Anche perché vi spiego subito come funziona. Praticamente nel momento in cui ci bussano direttamente sul pulsante del campanello posto sopra allo spioncino, si attiverà la fotocamera. Quindi si attiverà la fotocamera che ci consente di vedere dall'interno dell'appartamento oppure dall'altra parte della porta chi ci sta bussando. E non solo si attiva la videocamera, ma in automatico si attivano anche il microfono e l'altoparlante di sistema. Poi
se dovessimo ricevere una bussata in tarda serata, oltre che ad attivarsi la videocamera, microfono e altoparlante di sistema, si attiveranno anche gli infrarossi che ci consentiranno di avere una visione molto più nitida dall'altra parte dello spioncino. Quindi ragazzi, io vi ho spiegato un po' il funzionamento, vi ho detto come funziona, quindi ricordatevi che non è una videocamera di videosorveglianza. Adesso passiamo a quella che è l'applicazione. Ragazzi, l'applicazione è veramente ben studiata. Non appena l'apriamo ci mette in primo piano la visuale dello spioncino, ovviamente bloccata perché, ripeto, non è una videocamera di videosorveglianza, e nella parte bassa ci dà due pulsanti dove possiamo controllare la libreria con i movimenti che ha captato il sensore di movimento dello spioncino, e ci mette a disposizione la lista dei dispositivi. Quindi ragazzi, un'applicazione veramente ben fatta. Poi, per quanto riguarda l'attivazione della videocamera, noi la possiamo vedere anche dal nostro dispositivo, quindi la possiamo vedere dal dispositivo solo per un tempo limitato di 10 secondi, perché nel momento in cui andiamo a cliccare sulla visuale dello spioncino, passati 10 secondi stop, non potete più visualizzarla, vi mette la scelta se volete continuare oppure annullare la visualizzazione. Quindi, come vi stavo dicendo, ritornando al discorso di prima, che non è una videocamera di videosorveglianza ma fa solo funzione dello spioncino, quindi scordatevi questa cosa, ve lo ribadisco fino alla fine del video. Poi, una volta che cliccate sul visuale dello spioncino e sulla vista live, vi dà a disposizione tante altre funzioni. Mette a disposizione i pulsanti per scattare un'istantanea, registrare un video di pochi secondi, eseguire una, diciamo, chiamata direttamente sullo spioncino attraverso il microfono, e ci consente di variare la definizione video dalla standard alla full HD. Poi, parlando sempre di questa applicazione che io dico veramente ben fatta, dalle impostazioni possiamo variare e modificare alcune impostazioni. Possiamo spegnere e attivare il LED di stato del campanello, possiamo scegliere se attivare o disattivare il sensore a infrarossi, e possiamo scegliere se attivare o disattivare le notifiche, perché vi dico, io le tengo disattivate perché, dato che lui è molto sensibile e capta qualsiasi tipo di movimento, stavano sempre lì ad arrivarmi notifiche, quindi per comodità l'ho disattivata e magari mi guardo tutto con più calma in un secondo momento. Quindi ragazzi, devo dire che l'applicazione è ben fatta, ben studiata, si ha controllo intero del dispositivo, ma non solo del dispositivo che ho io, ovvero lo spioncino, ma di ogni singolo dispositivo si possono modificare le impostazioni, che sia lo spioncino, che sia una videocamera di Esivit. Insomma, l'applicazione è ben studiata e ricca di funzionalità. Io, che ancora adesso la utilizzo, ci sono alcune funzioni che le sto scoprendo solo adesso, e magari qualcuna la scoprirò anche dopo questo video. Allora, passiamo adesso a parlare dell'archiviazione del dispositivo, e vi dico subito che ogni tipo di archiviazione va a catturare movimenti 24 ore su 24. Una volta visualizzati, subito dopo la visualizzazione vengono automaticamente cancellati per mantenere la privacy, ok? Quindi non solo questo, ma potete scegliere anche di non visualizzarli e potete cancellarli con uno swipe da destra verso sinistra e eliminare direttamente il contenuto senza visualizzarlo. Allora, il primo metodo di archiviazione riguarda l'archiviazione interna stesso del dispositivo. Quindi lui va a catturare movimenti, li salva sulla sua memoria e li mette lì a disposizione per le future visualizzazioni. Quindi questo metodo qui va a catturare solo delle istantanee per capire un po' che tipo di movimento c'è stato in quell'istante. Poi abbiamo l'archiviazione attraverso la SD. Allora, l'archiviazione attraverso la SD, nel momento in cui inseriamo un SD all'interno, lui cattura tutti i movimenti, però in formato video, non cattura l'intero istante, ma cattura un videoclip per tutta la durata del movimento sospetto davanti al vostro spioncino. E qui vige la stessa regola: una volta visualizzata, dopo qualche minuto si andrà a cancellare, e poi potete cancellarlo sempre voi manualmente, sempre con lo swipe da destra verso sinistra e cancellare. La stessa cosa avviene per l'archiviazione cloud. Quindi Esivit mette a disposizione anche l'archiviazione cloud, quindi
Devo dire che anche qui ci sono le stesse funzionalità, cattura movimenti per tutta la durata che c'è stato quel movimento e li archivia su cloud. Per quanto riguarda i cloud, Edgewiz mette a disposizione due tipi di prove. La prima prova è quella lì di 7 giorni, quindi con archiviazione 24 ore su 24 e potete sceglierli di visualizzarli in qualsiasi momento ed eliminarli in qualsiasi momento. Passati 7 giorni potete scegliere voi se attivare un abbonamento oppure no. La seconda prova gratuita di Edgewiz per il suo cloud è di 30 giorni, quindi una volta passati i 30 giorni qui potete inserire direttamente un metodo di pagamento, perché scaduti i 30 giorni automaticamente scatterà il pagamento per il prossimo mese. E credetemi, la cifra per abbonarvi al cloud di Edgewiz per la registrazione 24 ore su 24 anche in formato video, ragazzi, cifra irrisoria di soli 2,99 euro mensili. Quindi se volete abbonarvi, se volete avere tutti i vostri file sempre archiviati e pronti all'uso, io vi consiglio di abbonarvi a cloud di Edgewiz. Adesso passiamo al punto più importante di questo dispositivo, perché io, da quando me lo hanno mandato, montato e lo sto provando, ancora adesso ho il 57% di batteria. Forse sarà sceso di 1% la batteria, ma credetemi, è montato lì da più di 2 settimane e la batteria è solamente al 57%, forse 56%. Quindi la batteria è veramente duratura e sicuramente riuscirà a superare anche il mese la batteria, quindi la durata della batteria è veramente il top. Allora ragazzi, cosa ne penso di questo dispositivo? Allora, il dispositivo è costruito bene, ben fatto, materiali resistenti, resiste anche a quei geli, quindi ragazzi, il dispositivo è studiato e fatto veramente bene, io ve lo consiglio. Poi per quanto riguarda la gestione dall'applicazione, devo dirvi che è veramente fatta molto molto bene. Poi per quanto riguarda l'applicazione, volevo dirvi un'altra cosa: la gestione anche da remoto, nel momento in cui ci bussano sullo spioncino, dal dispositivo parte una sorta di videochiamata, quindi se noi siamo fuori casa possiamo scegliere di rispondere oppure di riattaccare. Se rispondiamo, come vi ho detto prima, si attiva il microfono e l'altoparlante di sistema e possiamo parlare con chi ci ha bussato fuori dalla porta. L'altra cosa è che se siamo in casa e abbiamo gli assistenti vocali installati, che sia un assistente vocale Amazon oppure Google Home, beh, qui vi fa non solo un avviso sonoro, ma vi dice da quale dispositivo sta arrivando la notifica. Quindi ragazzi, beh. E poi l'altra cosa che voglio aggiungere è che partirà anche il video dal vostro Echo Show oppure dal vostro Google Nest. Devo dire che sono delle funzionalità che è impossibile utilizzarle, anche perché io le ho utilizzate alcune volte, e devo dire che sono delle funzionalità veramente studiate molto molto bene. Quindi ragazzi, io ve lo consiglio se volete arricchire la vostra smart home e volete un dispositivo del genere, ovvero questo spioncino. Qua in basso nella descrizione vi lascio il link per poterlo acquistare. Quindi ragazzi, e poi potete avere anche qualche altra informazione che non vi ho detto in questo video, quindi qua in basso nella descrizione trovate il link per poter avere tutti gli altri dettagli e, perché no, magari acquistarlo. Adesso ragazzi, io ho parlato molto, non resta altro che sapere la vostra qua in basso nei commenti. Quindi ragazzi, ditemi la vostra qua in basso nei commenti se anche voi montereste un dispositivo del genere nella vostra smart home, uno spioncino, perché dico la verità, è sempre molto comodo. Quindi insomma, ditemi la vostra qua in basso nei commenti. E se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, perché so che alcuni di voi guardano i video senza iscriversi, ma vi conviene farlo, mi date un aiuto, e poi ovviamente arriveranno anche novità, quindi iscrivetevi al canale. Dopo l'iscrizione attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video, perché aiutate moltissimo il canale. Una volta che avete condiviso, mi trovate anche su
Instagram, chiocciola Mythical Snake, ve lo ricorda l'animazione, ma i link al mio canale Instagram li trovate qua in basso nella descrizione. E noi ragazzi ci vediamo sempre qui sul mio canale con un prossimo video, forse settimana prossima, non lo so, dipende dai miei impegni, quindi fatto sta che ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao! Sì dai, oggi mi sono trasformato un po' di Andrea Moccia, di Geopop, con questo microfono alle mani, così un po' gesticolando con lui, ma vabbè, comunque, ciao!